Questa storia nasce in un modo semplicissimo. In pratica è capitato una sera, essendo davanti al bar con degli amici, si discuteva del fatto che ci sarebbero state a breve le elezioni comunali e nasce da lì una battuta: ma niente dobbiamo fare per queste elezioni. Non si vota tanto la persona più giusta per andare ad amministrare un comune, ma tanto quello perché lo zio, il cugino oppure il politico di turno che si è messo lì soltanto per fare i propri affari. Ci siamo visti per far qualcosa affinché, per scardinare, diciamo, questo sistema dei voti clientelari, di parentela, cioè si cerca di intercettare una persona che possa avere tanti parenti, perché è quasi automatico che tutta la famiglia voti quella persona. Quindi da questo si è pensato, dici sì, siamo giovani, facciamo qualcosa, compiamo qualche gesto dimostrativo. Innanzitutto la prima action è stata proprio un po' anche presa da quello che hanno fatto i ragazzi di Addio Pizzo a Palermo. Quindi abbiamo deciso di stampare 4.000 volantini e di appenderli porta per porta, con questa frase di Borsellino che parlava proprio dell'importanza della matita come strumento di rivoluzione e di protesta. Poi abbiamo deciso di chiamare il movimento La Rivoluzione delle Matite, proprio per sottolineare questa cosa del voto di coscienza. Siamo stati svegli fino alle 3 del mattino circa e ci siamo dati appuntamento nella piazza centrale. Lì ci siamo divisi per tutte le strade del paese e ognuno aveva una zona precisa. Abbiamo cominciato a tappezzare il paese pieno di questi volantini gialli, blu, bianchi, tutti sopra le macchine, attaccati alle porte. Abbiamo incontrato molta gente che ci guardava abbastanza insospettita e il giorno dopo hanno scoperto la sorpresa che avevamo fatto. Le reazioni sono state delle più disparate, perché le persone che si guardavano sto volantino non capivano cos'era e si chiedevano chi fosse stato. E poi, insomma, c'era la firma sotto, La Rivoluzione delle Matite. Sì, l'altra, praticamente c'erano delle sagome ritagliate di persone dove c'erano delle frasi scritte in siciliano, della serie vote uta parente puro un gentanente, una cosa del genere. Le abbiamo attaccate nei punti alti del paese, cioè nei pali o sui balconi. La terza doveva essere molto visibile al pubblico. Era un'azione dimostrativa, appunto, da mettere in piazza. Era un temperino che abbiamo costruito di 3 metri per 1,50 m, quindi una cosa abbastanza visibile. E sotto dovevo mettere la frase: temperate le vostre matite, la rivoluzione è inizio. Però poi è subentrata la minaccia, diciamo, si è evoluta in una diversa action. Ho ricevuto questa chiamata anonima dentro la mia attività commerciale. Quest'uomo cercava me, è riuscito a contattarmi e ha cominciato a fare minacce, quindi di lesioni gravi: ti mando nella sedia a rotelle, dovete smetterla, non devi fare più così, stai andando oltre quello che vuoi fare. Veramente un
pizzico, credo, di tensione l'abbiamo sentita tutti, però abbiamo ammirato intanto il coraggio e la tenacia di Sergio nel continuare tutto quello che avevamo iniziato. E poi abbiamo visto la differenza nel fatto che se uno è da solo, sì, è difficile, ma se siamo tutti... Infatti abbiamo messo un cartello con scritto per le minacce... Rivolgersi a... E poi tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione hanno scritto il proprio nome e numero telefonico. Alla fine crediamo che sia stato un successo perché si sono quasi, come dire, abbattuti quelli che erano le aspettative, perché ormai era tutto scritto, si sapeva chi doveva diventare il sindaco e chi doveva essere sconfitto. Invece, forse grazie anche al nostro intervento, alla nostra caparbia, tutto è cambiato. E alla fine è una vittoria. Ne siamo fieri. In quanto scout, diciamo che mi ha influenzato molto. È stata una cosa che ha mutato nel profondo. E non solo come scout, ma anche come ragazzo. Diciamo che ogni ragazzo dovrebbe, ai giorni nostri, impegnarsi a livello politico e sociale.